One Podcast. Ammetterete che lo avevamo capito, Sanremo non avrebbe riguardato solo la musica. Così, in attesa dei trattori e di una mucca che faccia visita a Fiorello, il via lo ha dato. Bella ciao, io sono Annalisa Cuzzocrea e il 7 febbraio 2024 questo è Daytime, dentro la notizia. Mettiamola così, a Sanremo si è cominciato dai fondamentali e lo si è fatto in conferenza stampa, a partire da una delle sempre surreali domande di Enrico Lucci: Amadeus e Marco Mengoni sono in grado di dirsi antifascisti e addirittura di intonare Bella Ciao per dimostrarlo? La risposta, eccola qui. Accennatelo, tu e Amadeus insieme, dai, vai, dedicatelo alla Meloni. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato. Bella ciao è una canzone di libertà contro ogni tipo di dittatura, ha detto Amadeus al TG1. E insomma, doveva arrivare un conduttore televisivo che i più vecchi di noi ricordano le prese col leggerissimo Festival Bar a ricordare a tutti, tra uno scherzo e l'annuncio di un ospite, che Bella ciao non è, non può essere una canzone divisiva, perché è la canzone del partigiano, cioè di chi ha lottato per far avere all'Italia, al posto di una dittatura, la Costituzione repubblicana. Ma siamo pronte, io e Simonetta Sciandivasci sappiamo che farà scandalo perfino questo, che qualcuno dirà che per una strofa Amadeus si è giocato il prossimo Sanremo, che ha già detto che non farà, magari un super quiz, il Capodanno, chissà che altro. Altro tema, altra incursione di Sanremo nella società, Alessandra Amoroso ha spiegato perché è stata via per un bel po' di tempo in Colombia, lontana da tutto, dopo che un'ondata di hater l'aveva travolta. Ha letto alcuni dei messaggi che le avevano rivolto, visibilmente provata. Io non ve li faccio ascoltare, però insomma, soprattutto le donne sanno quanto possono essere volgari, sessisti e spregevoli i messaggi che arrivano in rete. Un'ondata di odio scatenata dal rifiuto di un selfie. Amoroso ha capito come affrontarlo prima di tornare su un palcoscenico come Sanremo, e si capisce dal suo volto, dalle sue parole, che non è stato facile. A proposito di bullismo, di cyberbullismo, oggi è la giornata mondiale, sulla stampa trovate sia Matteo Lancini che Viola Ardone, che fanno un discorso un po' più profondo delle tutta colpa dei telefonini. A Sanremo invece c'è per noi, come ieri appunto, Simonetta Sciandivasci, che come me sa quanto l'odio in rete sia spesso manovrato, generato per produrre reazioni e traffico, per esercitare un potere. Sono pressoché certa che chi è in grado di costruire missili spaziali sarebbe in grado di creare un algoritmo a prova di hater e di bot generati solo per insultare, se solo volesse. Peccato non voglia, e sì, sto parlando di Elon Musk e non solo di lui, perché anche riuscire a provocare questo dolore è un superpotere. Solo che poi ci si rialza, si guarda in faccia l'algoritmo, si capisce che l'odio che arriva è per forza inferiore a quello reale, tanto minuscola è sempre la cosa che l'ha generato, e si torna a cantare. Quindi do la parola a Simonetta, che ha ascoltato tutte le canzoni ieri e che ci spiega perché alla fine questo è il festival del facciamo come ci pare. Credo che sarà il festival del faccio come mi pare, prima di tutto perché il suo direttore artistico Amadeus ha giurato, ribadito, sottolineato che questo è il suo ultimo Sanremo, e quindi, essendo sulla porta, come tutte le persone che si accommiatano, non ha niente da difendere, non ha un posto da mantenere, può permettersi di osare e di fare tutto. E del resto Amadeus ha sempre fatto quello che voleva a Sanremo, perché ha funzionato ogni anno di più. Ma c'è anche il faccio come mi pare a dispetto dell'egemonia culturale, no? Sono mesi che ci viene detto che
esiste qualcosa di legittimo, una cultura che deve diventare legittima, che deve essere legittimata a scapito di un'altra. La destra, la cultura, la cosiddetta cultura di destra a scapito di quella di sinistra, che è stata preponderante fino ad adesso e adesso deve essere pensionata per dare spazio a un'altra. Che cosa resta tra questi due giganti, ammesso che esistano e che si alternano? Essere se stessi, fare come ti pare, non stare da nessuna parte, seguire la tua strada. È per questo che credo abbiano cantato Mengoni e Amadeus in conferenza stampa Bella Ciao. Lo hanno fatto perché li ha sollecitati un giornalista, Lucci, e loro non si sono sottratti. Non credo avessero bisogno di dimostrare che loro sono antifascisti, credo che però volessero dimostrare che fanno come gli pare. E in tutte le canzoni c'è l'amore di sé che arriva da una rivendicazione di fare a modo proprio. Sebbene Mengoni per tutta la sera ha dimostrato che non c'è maniera migliore per essere se stessi che recitare. E in effetti anche lo sketch con Marco Mengoni che porta il preservacino, una paletta da frapporre tra due persone che si baciano in modo da non destare scalpore, ha baciato la moglie di Amadeus con la paletta e Amadeus ha baciato Simona Ventura, tutto per evocare quello che è successo l'anno scorso per il bacio di Rosa Chemical a Fedez che tanto scandalo aveva suscitato. Insomma, anche questa ironia esibita sul palco fa pensare che quel che dice Simonetta è vero. È un po' il festival del facciamo come ci pare, un festival che riafferma la libertà dell'arte e della musica anche dopo le pressioni che ci sono state e che non dubitiamo ci saranno ancora in queste ore, ed è un festival politico. Se non ci credete, andate a riascoltarvi, domani ne parliamo, la canzone di Gali.